Oggi parliamo dei 7 errori da non fare quando fissi una serata. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. In questo video gli errori più comuni, quelli che continuiamo a fare o abbiamo fatto per tanto tempo nel momento di fissare una serata, un evento o anche una stagione in un club, un locale qualsiasi. Nell'elenco anche tutti quegli elementi utili da definire nel momento in cui si prendono gli accordi per suonare. Iniziamo subito con il primo errore, la serata. Capire fin da subito che serata è. Non dobbiamo dare per scontato questo aspetto, che le persone sappiano con chi hanno a che fare e sappiano di preciso cosa fai. Mi è capitato, per esempio, anni fa, una volta in cui fui chiamato ad una festa, anche un bel locale, insomma, doveva essere anche una situazione piuttosto interessante. E a un certo punto mi trovo sul volantino, per fortuna senza il mio nome, con tutta una serie di figure nel mezzo. E si andava da Calcutta, Ligabue e Gigi D'Agostino. Sì, allora prendo il telefono e faccio: senti, ma che serata è, scusa? È una serata di musica italiana. Beh, io mi spiace, ma non ho niente a che fare con tutto ciò. E quindi niente, trovate un DJ che faccia musica italiana. Cosa voglio dire con questo? Anche persone che ti conoscono, che ti hanno sentito, che ti hanno trovato proprio mentre facevi il tuo lavoro, magari possono a loro sfuggire alcuni dettagli. Per esempio, che non puoi fare tutto o che magari non è il caso di fare tutto. E allora, quando fissi una serata o un evento, è bene capire fin da subito di che tipo di serata o di evento si tratta. Cosa ci si aspetta? Perché magari parli con questa persona e gli dici: sai, io faccio techno, melodic, deep tech, eccetera, eccetera, e questo ti ascolta e poi dice: sì, però falli ballare che c'è un compleanno. Ecco, molto probabilmente la persona con cui sta parlando non sa bene quello che stai facendo e perché. Al numero 2, più o meno legato al precedente, è il luogo, la location, il locale. Di che si tratta? Che tipo di ambiente è? Dove si trova? Perché magari dai per scontato di sapere dov'è e invece si trova a 40 km più in là di dove pensi. E anche capire la distanza serve per modulare il tuo prezzo, non che tu debba chiedere il doppio perché fai qualche chilometro in più, altrimenti risulti magari fuori mercato rispetto a chi abita lì vicino. Però devi considerare te dove si trova il posto nel momento di fare il tuo prezzo. E così anche, soprattutto, che tipo di ambiente, se è un posto per eventi, se è un locale, se è una discoteca, perché anche questo serve per capire se è il caso che tu faccia quella serata oppure no. Numero 3, gli orari. Non che si debba considerare il nostro lavoro come andare alle poste, allo sportello dalle 8 la mattina alle 5 la sera. Non è questo il punto, però è bene avere un'idea fin da subito degli orari. Gli orari si intende sia il momento in cui suonerai, da che ora a che ora, più o meno con tutte le variabili del caso, ma anche l'ora a cui devi arrivare. Mi ricordo, faccio un altro esempio, quella volta in cui dovevo suonare da mezzanotte alle 2, ma l'organizzazione pretendeva che fossi lì alle 3 e mezzo perché dovevamo essere tutti nella stessa location. Fu l'unica volta in cui lavorai con quell'agenzia, perché sinceramente di perdere un intero pomeriggio inutilmente e anche buona parte della sera, nonostante la cena, sinceramente ne faccio volentieri a meno, perché nessuno ha tempo da perdere e soprattutto era veramente di nessuna utilità. Nei casi degli eventi puoi preparare tutto prima. Jeff Mills va a fare il soundcheck la mattina e anche se non sei a quel livello, essere pronto per evitare sorprese, per poter fronteggiare tutti gli imprevisti e anche per evitare qualsiasi tipo di problema che può sopraggiungere, è una cosa, stare lì a ciondolare e sprecare il tuo tempo è ben altra. E allora può essere opportuno anche preparare tutto prima e ritornare in un secondo momento, se la distanza lo consente, oppure arrivare lì con il dovuto anticipo. Per esempio, capita molto spesso nelle discoteche, nei locali, eccetera, che si dia per scontato che funzioni tutto, ma poi dopo abbiamo un problema nel prenotare
preparare la console, l'attrezzatura, il controller e quant'altro. E quindi arrivo all'errore numero 4, capire di che attrezzatura si ha bisogno e che attrezzatura ti viene richiesta. La casistica è veramente enorme, spesso ti viene detto che l'impianto c'è e poi vai a vedere ci sono le radioline per parlare come nelle chiese. Ecco, aver presente il tipo di location ti fa capire fin da subito di cosa avrai a disposizione te e anche quello serve per modulare il tuo prezzo. Qual è l'attrezzatura necessaria? Dovrai portarti la console o meno, lì c'è già tutto, e anche quanto tempo ti serve per preparare la tua attrezzatura. Perché, ritornando al punto di prima, è bene essere pronti quando serve ed evitare soprattutto in presenza di altre persone, in presenza degli ospiti, di dover essere lì a montare che qualcosa non funzioni. Quando si è in un locale e si ha tanti DJ, sarebbe bene che ognuno avesse la propria attrezzatura pronta. E soprattutto funzionante al momento giusto. E allora è bene essere preparati per questo. Numero 5. Il prezzo. La definizione corretta del prezzo. Questo è qualcosa da valutare fin da subito. Non che non possano capitare le situazioni in cui il prezzo è basso, e ne parlo in modo approfondito nel video su come e quanto farsi pagare. Però è bene essere chiari. Corretti fin dall'inizio. Quanto è il prezzo? A cosa corrisponde? Possono capitare anche le situazioni in cui il prezzo c'è una variabile. Ci sono le situazioni in cui se l'evento va bene allora posso ottenere qualcosa di più, ma questo è bene definirlo fin da subito, perché nessuno ti verrà a mettere qualcosa di più in tasca e di contro è bene non farsi togliere dal cachet perché il locale era vuoto o chissà per quale altra motivazione. Assolutamente indipendente dalla musica. Quindi definire il prezzo in modo che non ci siano sorprese insieme a tutti gli altri elementi. Numero 6, vediamoci se ne parla. È capitato a tutti di andare a fare mille giratine e ad ogni organizzatore o proprietario di locali piace essere coccolato. Sì, ok, è anche giusto e non necessariamente si può essere sempre finalizzati al parlare soltanto alle persone per affari. Soprattutto in un ambiente come il nostro, però è anche opportuno evitare le giratine inutili. Se stai dietro a tutti, ti fanno capitare mille e mille volte: ah sì, poi si vede, ah sì, se ne parla, ah sì, qua e là. In realtà è bene essere concreti: si ha un contatto con un organizzatore o un proprietario di locale, poi si definisce se e quando collaborare e effettivamente andare a suonare e questo non si può come dire far trascorrere decine e decine di volte o decine e decine di uscite o anche andare lì a vuoto perché chi ci dovrebbe essere non c'è. Sappiamo come sono fatti gli organizzatori, i PR e quant'altro, però è bene pretendere professionalità e concretezza, soprattutto dandola. Ti chiamo lunedì, lunedì devi essere te pronto a chiamare. Vengo lunedì e così via. Più sei professionale, più ti puoi lamentare, tra virgolette, della mancata professionalità altrui. Però devi essere in qualche modo il più possibile organizzato e concreto anche per chi non lo è. Ti mando qualcuno. Ecco che tu puoi essere uno che lavora in squadra, in team, che ha dei collaboratori fidati e si è organizzato in modo tale da coprire vari ambiti e non perdere niente per strada. Però è sempre difficile poter piazzare qualcun altro al proprio posto. Anche questa deve essere una cosa detta in modo molto chiaramente prima. Quindi se hai un impegno continuativo e pensi di non poterlo garantire, devi inserire fin da subito qualcuno nell'organizzazione o comunque in contatto all'organizzatore o preparare fin da subito il calendario. Perché stare lì, che poi magari ti entra qualcos'altro, allora mandi qualcuno all'ultimo momento, non piace a nessuno. Soprattutto perché non piace a nessuno essere al secondo posto delle priorità di chiunque. Tutti vogliono essere al primo posto. Chi cerca te vuole te, chi conosce te vuole te, chi ha sentito parlare di te vuole te. O riesci fin da subito ad inserire la squadra e ad avere il ruolo in qualche modo di direzione artistica,
E allora ti puoi permettere di prendere anche impegni altrove, altrimenti se dai disponibilità per una data, per un giorno, in una qualsiasi location oppure per un continuativo, sai che devi mantenerla e che non puoi in qualche modo prendere nessun altro tipo di impegni, altrimenti ne va della tua credibilità. In generale, la credibilità si costituisce negli anni, si costruisce negli anni, si costruisce con quello che fai e quello che gli altri dicono che fai. E allora è bene cercare di mantenere i buoni rapporti. L'ultimo e più importante errore è proprio questo, trascurare la rete di contatti. La rete di contatti vuol dire sia nei confronti degli organizzatori, sia nei confronti dei colleghi. E allora è bene dare oltre che avere. Non puoi soltanto pretendere serate da chi organizza o non puoi soltanto pretendere serate dai colleghi che ti passano quello che non possono fare loro. È bene che tu sia riconoscente con queste persone e che nei locali, per esempio, tu li frequenti volendo anche da cliente, con le dovute proporzioni, perché poi quando si è troppo cliente dopo diventa difficile farsi valere dal punto di vista professionale. Però trascurare l'aspetto umano della professione è quanto di più sbagliato si possa fare, perché il nostro è un lavoro che si basa sulla rete di contatti, sulla rete di connessioni, sulle frequentazioni, sul trovare una persona a caso in un posto che allora poi si ricorda di te quando è a organizzare qualcosa. È bene non starsene chiusi nella propria cameretta, ma girare, andare a sentire gli amici, i colleghi, andare a sentire le serate, studiare le situazioni e i contesti. Ma questo si fa più nell'ambito di come riuscire a trovare le serate e allora ne parliamo in un video specifico. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.